Jump, jump. Ciao a tutti ragazzi, qui con voi Jump Jump e oggi vi parlo di Little Reindeer, penso che si pronunci così, vuol dire piccola renna. È una serie TV, quindi non è quel cartone che, cioè, si chiama appunto Piccola Renna di qualche anno fa. È una serie TV Netflix basata su un fatto realmente accaduto, su un fatto di stalking realmente accaduto. Quindi oggi parlo di questo. Per chi non mi conosce, sappiate che in questo canale tratto spesso argomenti relativi a serie TV, cinema e musica, e tornerò a parlarvi di musica soprattutto forse nella prossima puntata. Per chi volesse potete seguirmi anche su TikTok, dove mi chiamo Jump Jump e tratto argomenti molto simili a questi, perché i format sono molto simili. Però sono un po' più brevi, perché sapete che TikTok, cioè le persone che vanno a guardarsi un video di TikTok vogliono un video di massimo 5 minuti, e quindi sono molto molto più brevi. Raga, prima di passare all'argomento vero e proprio, vi chiedo di iscrivervi, lasciare un like, che per me è tanta roba, per voi è davvero poco, per aiutarmi a crescere in questo canale. Insomma, ovviamente se gradite il tutto. E se volete, attivate la campanella per essere sempre aggiornati con il canale. Parliamo un attimo della trama. Sarà spoiler, anche perché è una storia vera, questa di questo stalking, che però è stata riportata su Netflix a mo' di serie TV, e quindi è stata un bel po' romanzata. Hanno cambiato soprattutto il nome del protagonista. In poche parole, la storia di un anno, cioè nella serie TV è la timeline di un 6 mesi, un anno, di questo personaggio che si chiama nella serie TV Donnie, ma nella realtà si chiama Richard Gadd, che è praticamente un comico che viene stalkerizzato da una ragazza, ok? E il tutto parte così. C'è questo Donnie, come ho detto si chiamano in maniera diversa i protagonisti, che lavora in quel di Londra, in un pub, in un bar, non so che cosa sia precisamente, comunque avete capito a cosa mi riferisco, un locale, ok? E lavora come barista. Durante un suo turno arriva questa ragazza, donna, cioè che poi rivelerà di avere 42-43 anni, il ragazzo ne ha 34, cioè a un certo punto sappiamo l'età dei protagonisti, si siede al bancone, lui giustamente gli chiede che cosa vuoi, e lei gli dice io non posso permettermi niente. Lui per sua bontà gli offre una diet cola, ok, che sarà un drink che prenderà spesso questa ragazza. E due, da questa gentilezza di lui iniziano a parlare. Lei gli dice di lavorare per uno studio di avvocati, di essere un avvocato, e lui incomincia a domandarsi ma com'è, non glielo chiede a lei personalmente, dice ma com'è possibile che questa ragazza non riesce a avere i soldi per pagarsi un drink se lavora per uno studio, e anche uno studio importante a sua detta. Insomma, lei incomincia a raccontargli della sua storia, lui gli racconta la sua, gli dice di voler diventare un comico qua e là. I due si affascinano, perché comunque la cosa importante è che anche lui resta un po' affascinato da lei, un bel po'. La trova una ragazza col quale si può dialogare, una ragazza vede che comunque riceve subito degli apprezzamenti da lei, e insomma lei inizierà a essere assidua frequentatrice di questo posto. Fino a che un giorno lui nell'email si trova l'email di questa Margaret, non mi ricordo come si chiama, e praticamente si chiede com'è possibile che lei abbia avuto la sua email se lui non gliel'ha fornita. Al che un giorno si vedono nel bar dove lui lavora, perché lei andava praticamente assiduamente, perché si era invaghita di lui, e glielo fa capire, gli fa apprezzamenti, e gli pone questa domanda, dice ma com'è possibile che tu abbia la mia email, e dice l'ho trovata nel cosino da comico, in più ho visto alcune tue performance, non ti trovo da bravo, però potresti migliorare, vabbè.
Insomma, i due diventano sempre più amici, anche lui gli propone un caffè, glielo propone più che altro come gentilezza, perché vede che lei comunque non ha nessuno, che è sempre stata rifiutata da altri ragazzi perché non ha un bell'aspetto, cioè una persona molto in sovrappeso almeno. Nella realtà non so come sia questa persona, però in questa serie TV è molto in sovrappeso. Comunque i due vanno a prendere un caffè e qui succede quello che vediamo essere il succo, diciamo, di questa trama. Lui nota la sfuriata di lei in questo bar. Non mi ricordo sinceramente perché il fatto che l'ha fatta scattare non me la ricordo. Comunque lei scatta in questa ira e lui inizia a vedere il pericolo in questa donna, cioè si sente un po' in pericolo, anche perché vede che lei di giorno in giorno si apposta sotto casa, sta sempre nel suo luogo di lavoro e inizia a pensare a uno stalking, solo che non vuole denunciarla perché fondamentalmente, a parte quella scenata assurda in quel bar, non è successo niente che lo faccia sospettare di stalking vero e proprio. Però inizia a farsi delle idee perché vede sempre più email qui e lì, e lui l'unica cosa che non fa è fornire il suo numero. Che succede? Durante queste puntate scopriamo che lui si vede con una ragazza che, a quanto si capisce, è un trans. Cioè, non sa, io non, onestamente, io non ho capito se è una ragazza che si è operata e quindi è un ex trans o se è trans durante anche queste puntate. Lui, diciamo, prova dell'affetto per questa ragazza, però non riesce a concludere, no? Fondamentalmente perché ha paura, inizia a avere paura di stalking e dice, cioè, gli rivela a questa ragazza di nome Terry, dice: Terry, io non ho paura che ho questa ragazza alle calcagna, nel senso che inizia, penso che mi stia stalkerizzando, anche giustamente la ragazza dice: ma scusa, denuncia, dice: no, ma non, ho paura, ma non mi sta facendo niente di male. Che succede? Nel frattempo lui, che ambisce a diventare un comico, inizia a fare le sue, vediamo che svolge questa gara di comicità dove deve arrivare alla finale. Che cosa succede? E in una di queste gare arriva questa ragazza che lo stalkerizza, lui se la vede lì. Lei interagisce con lui e in qualche modo la sua comicità, grazie all'arrivo di questa ragazza nello show, cioè nel pubblico di questa Margaret, lui riesce a portare a casa la vittoria. Quindi, in un certo senso, gli deve anche questa cosa, anche per questo si avvicina di più a lei. Lei è sempre ossessionata da lui e a un certo punto gli dice di esserne innamorata, solo che lui dice: io non ricambio perché tu non rientri nel mio gusto di ragazza, ti voglio solo come amica. Lei sembra percepirlo, capirlo, però a un certo senso, detto in questo modo, da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce, perché continua sempre di più a stalkerizzarlo finché la cosa non diventa proprio devastante quando lei scopre lui con la ragazza che si frequentava Terry in un bar e inizia a incazzarsi sempre di più. Lo insulta lui, insulta lei, quella picchia lei, cerca di picchiare lei, lui gliela toglie dalle mani e da qui inizia proprio un vero e proprio lo stalking diventa pesante perché lei gli manda email con delle offese, lo vede per strada e lo offende, fino a che lui, ve la sto raccontando non passo passo, decide di andare a denunciare questa cosa perché oltre a lui e alla sua ragazza sono in pericolo anche la donna che lo ospita a casa, che è la madre della sua ex ragazza, che comunque sono rimasti in buoni rapporti. Lei stalkerizza anche la fidanzata, l'ex fidanzata, insultandola, eccetera. Arriva pure alla famiglia di lui è originario della Scozia, dicendo che suo figlio, insomma, allarmano anche la famiglia, allarma la famiglia di lui. E
lui a un certo punto non ci vede più, va a denunciarla. Però nel denunciarla, che cosa succede? Che giustamente i poliziotti non fanno subito il discorso di metterlo, insomma, di metterlo al sicuro. Iniziano a fare qualcosa quando lui gli rivela che lei, perché lui fa delle indagini su internet, effettivamente non esercita più come avvocato, era un avvocato, però ha creato problemi nel posto di lavoro, è stata pure in carcere, eccetera, eccetera, eccetera. E là anche la polizia inizia a indagare su questo caso di stalking, però ci sono delle incongruenze perché a un certo punto anche lui si avvicina a lei, nel senso, nonostante l'abbia denunciata, si avvicina a lei perché non riesce a staccarsi da questa figura, perché è l'unica comunque che lo, nonostante lo stalkerizzi, c'è stato questo grande periodo di mesi dove lei si complimentava, lo faceva sentire importante, e lui non si sentiva mai importante perché si sentiva rifiutato come comico. Grazie a lei era diventato, era arrivato, diciamo, alle semifinali e poi alle finali di questo show, di questa comedy, diciamo, in questi locali. Però scopriamo il perché lui non riesce a dire tutta la situazione con questa ragazza alla polizia, perché è stato violentato. Scopriamo questa cosa importante, che lui nel suo passato, negli anni precedenti, è stato violentato da un personaggio di spicco nella comicità, che lo prende a ben volere, però lo prende a ben volere perché è gay. Lui va a casa di questo, si drogano e viene violentato a sua insaputa, cioè viene violentato nel momento in cui i due si drogavano. E lui ha questa sua personalità, dove anche oltre che come si dice, per salvaguardare le persone che gli stanno accanto, e soprattutto questa Terry, non va oltre, diciamo, non riesce a esprimersi sessualmente, sia per lo stalking, ma soprattutto per questo discorso che lui è stato violentato. E emerge questa situazione dove lui ha ancora cioè non ha denunciato la sua aggressione sessuale, perché fondamentalmente si sente, diciamo, a disagio. In più, a un certo punto torna da questo suo violentatore, perché comunque gli aveva dato dei buoni, no, cioè non, lui non capisce perché si sente ancora legato anche a questo violentatore, perché comunque erano diventati amici, qui e lì, un po' una storia un po' contorta. E diciamo, a un certo punto il tutto sembra risolversi, perché comunque fanno il processo a questa ragazza, lui riesce a allontanare questa ragazza, gli fanno il processo, la rimandano. Non so se è domiciliare, comunque la rimandano in carcere, però lui, quando questa ragazza va in carcere, va in una sorta di depressione, perché non sembra aver risolto tutto con la sua ragazza, riprova la sua sessualità, sembra aver risolto tante cose della sua vita dopo un anno di stalking, più o meno, o forse qualche anno in più, non mi ricordo quanti anni erano, ma se non mi sbaglio, un anno di stalking ricevuto da questa ragazza. Però una volta, dicevo, che lei è fuori dalla sua vita, lui si sente tipo svuotato, perché questa, come dicevo, gli dava quello che non gli davano le altre persone, gli dava attenzioni, lo riempiva di complimenti, sei un bel ragazzo, sei bravo, puoi sfondare come comico, tutte le cose che lui non ha mai ricevuto nella sua vita e che lui cercava, quindi ha come un vuoto. Poi c'è una parte, ragazzi, che io non ho capito. Che non ho capito se è una sua fantasia, dove lui fa sesso con questa ragazza, cioè prima la pensa, diciamo, sessualmente, si masturba con una sua foto, poi va a casa di lei e se la fa. Non ho capito se però questa fa parte della sua fantasia, di una sua fantasia, perché non l'hanno neanche fatto capire nella serie TV, o meglio, io forse delle volte tralascio dei passaggi, però lui era proprio preso, in un certo senso era preso anche da questa ragazza, e quindi una volta che questa ragazza scompare dalla sua vita, è come se lui vive un vuoto. E il tutto finisce dove lui va in un bar, si fa servire da un barista e lo guarda tipo strano, perché se non sbaglio prende una Diet Cola pure lui, non mi ricordo.
non mi ricordo cosa prende, comunque prende questo drink, però siccome il ragazzo, lui poteva pagare, però siccome il ragazzo del bar lo vede afflitto, gli dice no, tranquillo, offre la casa, e allora lui incomincia a guardare sto ragazzo del bar, cioè finisce tutto con questa ripresa. Allora, ho raccontato un po' della trama, è una trama un po' in un certo punto contorta, soprattutto per il rapporto che lui ha con questa stalker, e che poi si capisce che aveva questo, diciamo, peso interiore perché era stato violentato, e quindi vediamo tutto questo miscuglio di cose. Analizzando il tutto, io l'ho trovato molto interessante, l'ho divorata come serie, davvero l'ho vista in 2 giorni, l'ho proprio trovata interessante perché parla di tante situazioni, cioè in un certo senso parla dell'omosessualità, della bisessualità, della transessualità, perché comunque abbiamo la ragazza di lui, Teri, che è praticamente transessuale, o comunque un ex transessuale che aveva i suoi problemi, le sue dinamiche, diciamo, di aver fatto questo passaggio da uomo a donna. Abbiamo questa ragazza che stalkerizza lui, questa Margaret. Che praticamente è in sovrappeso e quindi sicuramente lei non lo dice, però si capisce dal suo comportamento che anche questo ha influito nel suo avere questi atteggiamenti verso il prossimo, e quindi stalkerizzare anche lui. In più abbiamo lui che è un insicuro perché comunque la vita gli ha riservato sempre dei no, soprattutto nell'ambito della comicità dove lui voleva sfondare. Poi alla fine vediamo che fa un libro, se non sbaglio, aveva pure, se non sbaglio, vinto questa gara di comicità. Insomma, vediamo pure un certo punto che lui si realizza, però non è allo stesso. Però non riesce ad avere la contentezza che voleva, arrivando al suo obiettivo. C'è quindi tutto un discorso di questi personaggi che hanno le loro difficoltà a essere accettati nel mondo. Questo è quello che fa vedere questa serie TV, parla appunto di queste persone che non si accettano e che si vorrebbero accettare, essere amati per quello che sono, ma non vengono amati per quello che sono. Quindi si vedono tante sottosituazioni che partono tutto da questo stalking, da questa ossessione per questa ragazza verso il protagonista, anche da questa ossessione che questo protagonista sotto sotto ha verso questa sua stalker, e poi anche del discorso delle violenze sessuali che lui ha subito da questo che gli prometteva Marie Monti per quanto riguarda la sua carriera. E quindi si vedono queste situazioni. Mi è piaciuto anche, soprattutto per queste sottotrame che poi emergono e che parlano di più problemi, non solo del problema dello stalking. Poi il tutto viene trattato con queste riprese che mi hanno ricordato un po' i film, diciamo, alcuni film, diciamo, di inglesi. Un po' mi ha ricordato Trainspotting, soprattutto il bagno, dove quando lui si metteva nel bagno, mi ha ricordato un po' Trainspotting. Non è quella serie TV che vi fa, diciamo, avere ansia, cioè non, almeno nella mia persona non ho trovato ansia nel vedere questa serie TV, forse qualcuno di voi sì, però l'ho trovata molto fruibile, cioè nel senso non è quella serie disturbante dove si parla di questi argomenti, però l'ho trovata molto a tratti anche divertente, vi dico la verità. Io ve la consiglio, ripeto a dirvi questa cosa, e niente, da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.